Iniziamo adesso a parlare invece di Pablo Picasso, che è una figura iconica, un mito della storia dell'arte, in particolar modo della storia dell'arte del XX secolo, e sicuramente un nome che viene subito in mente quando si pone la domanda di quali sono gli artisti più famosi. Di sicuro vengono in mente immediatamente un Pablo Picasso, forse un Salvador Dalí o un Andy Warhol, ma vedete che non sono tantissimi i nomi del XX secolo che vengono così immediatamente in mente come Pablo Picasso. Pablo Picasso, ci sono tanti motivi per cui Pablo Picasso è così famoso. Sicuramente il suo enorme talento, quindi è indubbio il fatto che fosse un genio della pittura e del disegno, però non è neanche da sottovalutare il suo carattere e il suo personaggio, diciamo. Adesso andremo a conoscerlo un pochino meglio. Allora, intanto Pablo Picasso, dobbiamo capire che ha, cioè, già un inizio interessante è il fatto che lui abbia un nome lunghissimo. Pablo Picasso, il nome completo è Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiano della Santissima Trinità Ruiz y Picasso. Sceglierà all'inizio della sua carriera d'artista, in realtà firmerà diverse opere con Pablo Ruiz Picasso. Sceglierà poi, nell'arco di pochi anni, in realtà, di firmare soltanto con il nome, col suo nome, il suo primo nome e il cognome della madre. Pablo Picasso nasce a Malaga nel 1881. Nasce in una famiglia abbastanza modesta, borghese, il cui padre, suo padre, in realtà è un insegnante di pittura. Infatti il padre è il primo a iniziare il figlio all'arte, quindi anche alle tecniche artistiche, al disegno e così via, ed è il primo anche a capire che suo figlio ha un enorme talento. Ha un enorme talento che viene subito alla luce, in realtà. Infatti vedremo poi anche le sue prime opere e invoglia o comunque supporta il figlio ad andare a studiare all'Accademia delle Belle Arti. Picasso andrà a studiare all'Accademia di Belle Arti sia di Barcellona che di Madrid e passerà la sua adolescenza principalmente a formarsi in queste due accademie. Intorno ai 20 anni Picasso farà il suo primo viaggio a Parigi e a Parigi rimarrà e si stabilirà per oltre mezzo secolo, quindi Parigi diventerà la sua città di adozione e passerà 2 guerre mondiali sempre nella città, in questa città francese. Tutta l'operato di Picasso può essere suddiviso in diversi periodi. Già questa è anche un'altra curiosità. Intanto è già curioso il fatto che il suo talento fosse subito stato riconosciuto dalla famiglia e addirittura invogliato, cosa che non sempre succede nelle storie e nelle biografie di altri artisti che magari devono combattere per potersi esprimere nella loro arte. Quindi Picasso già sotto questo punto di vista gli viene data fiducia e questo lo farà anche crescere come persona. E la seconda cosa sicuramente interessante è che Picasso non si fermerà con un solo stile, però in realtà la cosa particolare, anche l'elemento che lo rende così diverso e unico rispetto ad altri artisti, è che lui passerà diversi periodi. Sperimenterà diversi stili anche molto molto diversi tra di loro ed eccellerà in questi stili passando da uno all'altro. Quindi non esiste una sola maturità artistica di Picasso, ma eccellerà in tanti diversi ambiti. Non soltanto sto parlando della pittura, ma anche con diverse tecniche, perché oltre ad aver sperimentato moltissimi stili diversi, quindi diversi modi di dipingere, Picasso eccellerà anche diverse tecniche, quindi sarà un bravissimo pittore, come sarà un bravissimo ed eccellente disegnatore, poi lavorerà anche con la scultura, lavorerà anche con la ceramica, lavorerà con la fotografia, quindi vediamo che eccelle in tutti i diversi ambiti artistici. Sono diversi periodi, adesso li vedremo assieme uno dopo l'altro. Partiamo dal primo, gli anni giovanili. Negli anni giovanili Picasso, come anni giovanili, si intendono gli anni in cui Picasso
sin dall'età, diciamo, delle medie fino all'adolescenza inoltrata, quindi più o meno dai 10 ai 18-19 anni, studia all'Accademia di Belle Arti. Questo periodo giovanile, un esempio maestro di questo periodo è la prima comunione. La rappresentazione della prima comunione della sorella di Picasso, Lola, e questa pittura, quest'opera, Picasso la dipinge alla bellezza di 15 anni. È anche una sua frase detta da Picasso: a 13 anni dipingevo come Raffaello, ci ho messo una vita intera per imparare a dipingere come un bambino. Quindi capiamo anche la consapevolezza che aveva già sin da giovane Picasso delle sue capacità. Il secondo periodo principale, è il periodo in cui inizia a vivere a Parigi, è il periodo blu. Il periodo blu, come già capite dal nome, è un periodo caratterizzato da un uso di colori tendenti al blu, toni del celeste, del blu scuro, dell'indaco, dell'oltremarino. Il blu, come abbiamo già visto precedentemente, spesso associato al pensiero della tristezza, della malinconia. Infatti, questo periodo Picasso iniziò a dipingere in questo modo a causa di un avvenimento ben specifico. Un suo caro amico, si suicidò, sparandosi alla tempia in un bar gremito, quindi, un bar, pieno di gente, davanti agli occhi stessi di Picasso, quindi, e di altri suoi amici. Quindi, colpito profondamente da questo gesto eclatante, da questo gesto drammatico e profondamente rattristato da questo avvenimento, Picasso inizia a dipingere usando solamente i toni del blu, e anche i suoi temi, quello che lui dipinge, sono temi di malinconia, di solitudine, di tristezza. Poi, come vi ho detto, è un periodo in cui si accavalla il suo viaggio, cioè la sua vita a Barcellona e poi il viaggio a Parigi. A Parigi, inizia a vivere a Parigi, Picasso inizia il periodo rosa. Il periodo rosa è contrassegnato anche dal primo grande amore di Picasso, e anche qui le donne nella vita di Picasso avranno un ruolo molto particolare, perché Picasso era un vero e proprio donaiolo, cioè passava da una relazione all'altra e aveva sempre, sempre delle spasimanti. Si diceva, e molti sono gli artisti che confermano questa cosa, questa caratteristica di Picasso, è che fosse un uomo particolarmente carismatico, molto affascinante, molto attraente, addirittura così tanto affascinante che ogni tanto affascinava anche un altro uomo. Picasso stesso, da bravo spagnolo, anzi Spagna del Sud, quindi Andalusia, da bravo andaluso, era un vero e proprio macio, quindi ha sempre soltanto voluto le donne, però le donne le ha molto molto amate, e ne ha amate anche molte, diciamo così. Quindi questo secondo periodo, il periodo rosa, è contrassegnato una vita più gioiosa nella città di Parigi, e B, dalla conoscenza di questo primo grande amore, che è Fernande Olivier, una donna parigina, che allieta la vita, quindi, cioè, crea una sensazione di familiarità, anche di grande amore nella vita di Picasso, e Picasso inizia a dipingere con i toni del rosa, con anche i marroncini, con l'ocra, quindi una palette, una tonalità di colori molto più gioiosi. Un esempio perfetto per questo periodo è la famiglia di acrobati con scimmia. Dopo il periodo rosa, che in realtà poi non dura poi così tanto, inizia un periodo molto molto proficuo e prolifico nella vita di Picasso, che è il periodo cubista. Abbiamo visto già che cos'è il cubismo, quindi non ci addentriamo più di un tanto in questa spiegazione, però assieme all'amico Georges Braque fonda e sviluppa la corrente del cubismo. Esempi maestri di questo periodo sono il ritratto di Ambroise Vollard, che fu un gallerista che comprò le opere di Picasso. Infatti, questo è un periodo in cui molto fortunato, perché Picasso inizia anche proprio a vendere le sue opere. Poi abbiamo Les Damoiselles d'Avignon, primo vero esempio di cubismo.
un quadro che fra l'altro creò molto scalpore o quasi scandalo nella comunità artistica perché tanti artisti non lo capivano, non capivano perché avesse iniziato a dipingere in questo modo. E poi abbiamo La natura morta con sedia impagliata ed è molto importante quest'opera perché in quest'opera Picasso inizia a sperimentare con una nuova tecnica, la tecnica del collage. Che cosa significa tecnica del collage? In questo caso è una pittura d'olio all'interno di cui sono inseriti dei ritagli di giornali, questo in realtà è un ritaglio di carte da parati, quindi inizi collage in questo caso significa un accostare, un giustapporre elementi di diversa natura, come può essere la pittura, con elementi apparentemente esterni, come può essere il ritaglio di una carta da parati o il ritaglio di un giornale. Questa tecnica sarà molto fortunata e sarà molto sviluppata anche da altri artisti. Dopo il periodo cubista, che comunque dura più di una decina di anni, negli anni 20, quindi dopo la Prima Guerra Mondiale, Picasso venne chiamato per fare da scenografo per gli spettacoli del balletto russo. Il balletto russo era molto in voga in quegli anni. E si creavano dei veri e propri tour europei, quindi da Parigi partivano e facevano dei vari tour nelle varie città più importanti d'Europa, tra cui, attenzione, Roma. A Roma, Picasso viaggiava con la compagnia teatrale per ogni volta realizzare le scenografie o i costumi per questi spettacoli. A Roma, Picasso, che non c'era mai stato prima, viene fortemente influenzato dall'arte romana, dall'arte classica e dal Rinascimento e dal Barocco italiano, quindi dai grandi autori della storia dell'arte, Michelangelo, Raffaello e così via. E anche la sua arte ne viene influenzata, quindi lascia per un periodo, cioè si abbandona in parte l'arte cubista. Per ritornare a dipingere in modo più realistico, verosimile, se così possiamo dire, anche se non è proprio così, o comunque dipinge in modo più monumentale, dipinge molte figure femminili perché in questo periodo, in tutto questo, conosce la sua prima moglie. La povera Fernande Olivier intanto la lascia di nuovo a Parigi. In realtà Fernande Olivier stessa aveva avuto un'altra liaison, un'altra storia d'amore con un altro artista italiano, quindi si erano lasciati, diciamo così. E in tutto questo Picasso conosce la sua prima moglie, una ballerina russa che si chiama Olga Koklova, che era proprio una delle la prima ballerina di questo spettacolo di balletto russo per cui Picasso stava facendo le scenografie. Questo quindi inaugura il periodo classico di Picasso, quindi abbiamo quello che sono le caratteristiche, le abbiamo già viste prima, la tendenza di rappresentare come soggetti principali le donne, rappresentazione più realistica, molto spesso anche più con toni di colore più tenui e una forte influenza da parte dell'arte classica. Romana, ma anche da parte dell'arte rinascimentale barocca. Il periodo classico in realtà dura relativamente poco, un paio di anni, e sopraggiunge il periodo surrealista. Siamo intorno al 1925, in cui il Picasso inizia a essere influenzato da un'altra corrente che in quel periodo si era intanto sviluppata a Parigi, la corrente del surrealismo. Per Picasso la corrente surrealista significa una distorsione delle forme, una libertà maggiore di mescolare un po' lo stile cubista, un po' lo stile classico, quindi creare una specie di potpourri, una specie di mescolanza di stili diversi e non sempre devono essere aderenti alla realtà, quindi non sempre devono rappresentare qualcosa di realistico. Del periodo surrealista abbiamo un'opera che è sulla spiaggia e invece più tardi, sempre all'interno del periodo surrealista, anche se può essere considerato un'opera a sé, è La Guernica. La Guernica è tra le opere, viene considerata tra le opere più famose in assoluto di Picasso, è un'opera che affronteremo e analizzeremo in modo più approfondito a seguito, quindi in un altro video a questo punto.
andremo anche a vedere sono le ragioni, quale sono proprio la struttura stessa, la storia dietro questa enorme, enorme opera d'arte. Dopo il periodo surrealista, che dura fino a più o meno la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché tutto questo non dobbiamo scordarci, che Picasso sopravvive tranquillamente due guerre mondiali, rimane rinchiuso nel suo atelier a Parigi, quindi non farà da soldato in né una guerra mondiale né nella seconda guerra mondiale, e c'erano molti artisti che in realtà lo criticheranno per questa scelta, ma Picasso è tutto fuorché stupido, anzi molto molto furbo, e in un modo o nell'altro se la svigna, diciamo, ci trova delle escamotage per cui non dover andare sul fronte. Lui poi scriverà moltissime lettere, scriverà moltissimi interventi anche in cui si giustifica, diciamo, comunque sottolinea il fatto che lui sia un pacifista, cioè crede fondamentalmente nella pace, quindi sarebbe una cosa assurda andare in guerra per una persona che crede fondamentalmente nella pace, sarebbe una cosa paradossale, e quindi cioè, se la svigna, diciamo, non farà nessuna delle due guerre, nessuna delle due guerre mondiali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'ultimo periodo di questa vita artistica di Picasso sarà la maturità artistica, quindi questo ultimo lungo periodo, perché durerà dalla Seconda Guerra Mondiale fino alla sua morte, in cui dipingerà e sperimenterà tantissime tecniche diverse. E che praticamente riassumono tutte quelle che sono state le sue scoperte fatte negli anni più caldi, negli anni principali della sua giovinezza. Di questo periodo qui sicuramente sono a sottolineare opere come Donna che piange, oppure un'altra scultura, in questo caso, o più precisamente un assemblage, perché si tratta di un assemblaggio di oggetti già esistenti, testa di toro. La vita di Picasso continuerà con la sperimentazione artistica, continuerà con una serie di poi in tutto questo lascerà la sua prima moglie, avrà innumerevoli altre storie d'amore, anche con donne anche molto molto più giovani di lui, una volta che andrà in là nell'età. E Picasso muore novantenne a Mougins, che è una località nel sud della Francia, sulla Costa Azzurra, in cui si era di fatto stabilito per vivere gli ultimi anni della sua vecchiaia. Con questo concludiamo la vita spericolata, come direbbe Vasco Rossi, di Pablo Picasso. E ci vedremo alla prossima, dove analizzeremo più approfonditamente la Guernica.